Penso che questa riforma sia un po' un pasticcio, diciamo, e quindi si è tolto praticamente alla provincia soltanto la rappresentanza democratica delle strutture, non della struttura ma delle funzioni. Diciamo. Quindi ritengo che non sia giusto che diventi un ambito anche questo di spartizione partitica. Per questo l'idea è quella di portare anche a livello provinciale l'esperienza delle liste civiche che comunque hanno prodotto anche un ricambio politico generazionale nei comuni come il mio, Bibbiena, dove questo si è potuto realizzare. Infatti, proprio per quanto riguarda la sua lista, è una lista che rappresenta un po' tutte quelle che sono le liste civiche, se vogliamo, della provincia di Arezzo. Sì, l'idea è quella appunto di rappresentare le liste civiche della provincia di Arezzo, quindi rappresentare non tanto i partiti, cioè non i partiti ma i territori. Questo penso che un ente di secondo livello come sarà la provincia dovrà essere non un'espressione dei partiti ma un'espressione dei territori. Il suo programma parla di un personale politico che sarà indispensabile per quanto riguarda le nuove province. Sì, io penso che sarà chiaramente indispensabile che questa nuova provincia debba avere appunto una rappresentanza politica che deve avere un ruolo però di programmazione e non un ruolo chiaramente esecutivo che una struttura amministrativa come quella sarà la provincia appunto dovrà essere. Senta, riguarda appunto anche al programma, quella che sarà anche la sua idea, insomma, per quanto riguarda l'amministrazione della provincia, quali sono i punti fondamentali da toccare? I punti, chiaramente le competenze rimangono quelle dell'edilizia scolastica sulla quale chiaramente andrà fatta una ricognizione con tutti i territori e con l'obiettivo principale quello della sicurezza delle strutture, questo logicamente. Poi le abilità vediamo come nel tempo è stata abbandonata la manutenzione in generale e quindi dovrà essere ripresa in mano la manutenzione. Altri ambiti come i rifiuti, ritengo che il piano debba essere secondo me rivisto e spingere sì sulla differenziata, che è logico che sia, ma con un occhio all'economicità di questo servizio e quindi pensare alla differenziata ma al riutilizzo principalmente.